Aria di primavera, ma soprattutto di arte e di cultura sull'Appia Antica con i bronzi di Fanore Hernandez. Due gli incontri didattici tra lo scultore e gli studenti dei licei della provincia di Roma per spiegare le sue opere e la tecnica della cera persa. Notevole l'interesse suscitato nella capitale dall'artista colombiano con la mostra Materia e Vita a Palazzo Massimo, Museo Nazionale Romano, da maggio a settembre 2013. E nei due siti archeologici di Capo di Bove e Cecilia Metella, dove grazie all'impegno di Rita Paris, direttore della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, è ancora possibile ammirare i bronzi più rappresentativi della sua personale. Benvenuti ragazzi, oggi siamo qui a Capo di Bove, zona archeologica molto importante e ancora di più perché abbiamo un'esposizione della mia persona, Fanore Hernandez, scultore che ha lavorato per oltre 50 anni con questi lavori alla cera persa, processo che io vi spiegherò, così voi avrete una conoscenza anche tecnica di questo sviluppo delle opere in bronzo. L'altalena, dondolo, oscillo, l'ampiezza si fa grande. Accresce quella forza che dà respiro al salto. Quanti di voi hanno provato a saltare dall'altalena in corsa? Ed è quello che mi è venuto in mente, no? Questo mantenere, cominciare a dondolare, cominciare a pensare e poi saltare un po' nel vuoto, quindi avere il coraggio di osare e di fare le proprie scelte. E voi siete piccoli, sapete quante scelte ancora dovete fare? Questa è l'ispirazione dell'insieme della coppia, no? Che stanno così uniti che quasi diventano uno. Ecco, infatti si chiama Eterno Amore. Sarebbe molto bello che le coppie reggessero questo tutta la vita. Purtroppo siamo un po' così, come siamo, umani. È il simbolo dell'amore, Eterno Amore. Nell'istante di un eterno respiro raccolgo la mia essenza e l'amore nell'attimo si sgomitola nel mondo. Molto interesse hanno suscitato gli interventi dell'architetto Carlo Celia e dell'archeologo Bartolomeo Mazzotta sull'importanza storico-archeologica del sito e la spiegazione del maestro Fanore Hernandez sulla tecnica della cera persa, che ha fatto capire ai ragazzi quanto sia complessa la realizzazione di una scultura. La stessa parola lo dice cera persa, cioè fare un modello in cera, ricoprirlo in materiale refrattario, cuocere questo materiale refrattario, la cera si perde, si fonde il metallo con il quale si può riempire questo vuoto lasciato dalla cera e poi spaccare quella forma e il miracolo che quello dove c'era la cera è adesso bronzo, oro, argento. Mi piacerebbe sapere da cosa ha preso ispirazione per quest'opera. Certo, è ispirato all'umanità in un certo senso, che è la base di tutte le creazioni che uno fa. E l'albero della vita si chiama, infatti questo è un monumento, è sta alto circa 7 metri in Colombia, a Medellín. Questo è il modello e vedi, è una struttura in forma d'albero con due ari che rappresentano uno la femminilità e l'altro mascolinità, e insieme i due, l'uomo e la donna, nel momento di creare la famiglia che è l'origine della società. Per chiudere l'incontro, scultore, studenti ed insegnanti si sono spostati nel sito archeologico di Cecilia Metella per ammirare le ultime due sculture contenute nella chiesa di San Nicola. È stata una delle prime opere che io ho realizzato in bronzo. È stata esposta in gesso a Trinità del Monte e quando quello dicevano, ecco, questo è il nuovo e la Trinità del Monte l'antico cristianesimo, e là c'è la pietà che è stata benedetta dal Papa Wojtyla. Lui è venuto a un'esposizione degli artisti
che stavamo a Roma e la toccata ha detto a molta forza, questa immagine a molta forza. E vedi cosa strana, proprio in questi giorni deve diventare santo. Thank you.